Buon pomeriggio a tutti, benvenuti nel nostro telegiornale. Iniziamo dalla cronaca perché nelle prime ore di questa mattina c'è stato un gravissimo incidente a Pietrasanta, ha perso la vita un ragazzo di 31 anni. Drammatico incidente mortale sabato mattina intorno alle 5:30 sulla via Sarzanese in località Baccatoio a Pietrasanta, dove una Golf con due giovani a bordo si è cappottata ed è finita contro una Peugeot 206 che sopraggiungeva in senso contrario. Prima è andata la Golf contro un tiglio a margine della via Sarzanese e poi si è cappottata finendo davanti al ristorante Il Ghiotto. Il giovane è rimasto bloccato nell'abitacolo Luca Marchetti, 31 anni di Camaiore, purtroppo a causa dei gravi traumi è morto sul colpo ed è stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto unitamente ai mezzi del 118. L'altro ragazzo che era a bordo con lui si è procurato la frattura del femore. La Golf procedeva in direzione Pietrasanta Capezzano, mentre la Peugeot con tre ragazzi a bordo in senso contrario. Gli altri giovani si sono procurati ferite per fortuna lievi. Due in codice giallo, uno in codice verde, sono stati trasportati con i mezzi del 118 intervenuti con l'automedica presso il pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri intervenuti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica di questo drammatico incidente che ha sconvolto l'intera Versilia. E potrebbe essere stata una bravata quella del ragazzo tedesco di 19 anni che venerdì mattina è caduto intorno alle 6 dal tetto dell'Hotel Happy di Marina di Pietrasanta, finendo sul terrazzo della camera di un insegnante che, sentendo i lamenti, ha dato l'allarme. L'ipotesi emerge dalle ultime ricostruzioni che le autorità stanno facendo sulla vicenda, anche avvalendosi delle immagini di telecamere sul posto, oltre alle testimonianze dei docenti, accompagnatori e dei compagni di scuola in gita. Sembrerebbe che il ragazzo che ha raggiunto la sommità del tetto da solo non fosse in quel momento lucido di riflessi. Secondo una ricostruzione è andato sul tetto per realizzare un video dall'alto dell'edificio con il cellulare, ma purtroppo ha perso l'equilibrio facendo una caduta di 5 metri sul terrazzo sottostante. A causa dei gravi traumi subiti è ricoverato in pericolo di vita ancora all'ospedale di Cisanello di Pisa. È in coma farmacologico con prognosi riservata. Lunedì è previsto anche un intervento chirurgico. E un 17enne accoltellato per rapina in pieno giorno a Pisa il 15 giugno scorso ha riconosciuto nei frame delle telecamere mostrati dalla polizia i due minori che lo assalirono. E ora questi, che abitano a Livorno, sono di origine straniera, sono stati arrestati dalla polizia in carcere. In esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i minori di Firenze. Le accuse sono di tentata rapina aggravata, lesioni aggravate, rapina consumata e lesioni. L'episodio suscitò allarme sociale, soprattutto per l'efferatezza e le circostanze nelle quali avvenne. Il dettaglio delle indagini ci dice che i due minori arrestati risulterebbero appartenenti a una baby gang che fa base a Livorno, ma si muove fino a raggiungere anche Pisa. Due gli episodi che al momento la squadra mobile pisana gli attribuisce, uno appunto riguarda il ferimento del 17enne. Questo weekend si vota, lo sapete, domani e lunedì si vota anche in Toscana. Vediamo dove e in che modo nel servizio di Alessio Poggioni. Saranno 31 municipi, ma la somma delle loro popolazioni non supererà quella di Firenze. Circa 350.000 i residenti dei comuni toscani che domenica e lunedì andranno al voto per rinnovare la carica di sindaco. Si voterà in tutte e 10 le province, ma in un solo capoluogo, Grosseto. Ben 24 dei 31 comuni al voto hanno meno di 15.000 abitanti, per cui non andranno al ballottaggio, mentre negli altri 7 i due candidati più votati, in caso di non raggiungimento della maggioranza assoluta, si sfideranno al secondo turno il 17 e 18 ottobre. Oltre a Grosseto, i comuni in questione sono Sesto Fiorentino, Montevarchi, Massarosa, Reggello, Sansepolcro e Altopascio. La maggior parte degli enti va a elezione per scadenza naturale di mandato, ma ci sono anche i casi di commissariamento, di decesso dei sindaci in carica e di dimissioni per altra carica, Reggello e Abetone Cutigliano, i cui sindaci sono entrambi approdati in consiglio regionale, uno nelle file del PD, l'altro in quelle di Fratelli d'Italia. A proposito di partiti, ad oggi il centro-sinistra governa il 61% dei comuni che andranno al voto, ben 19, mentre 9 sono di appannaggio del centrodestra, 2 di liste civiche e 1 della sinistra radicale. In più della metà dei comuni, infine, il
sindaco uscente si ricandida per un secondo mandato. Si voterà dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì e insieme ai sindaci verranno rinnovati i consigli comunali. In Toscana, infine, insieme alle amministrative, si voterà anche per le suppletive alla Camera nel seggio di Siena e Arezzo, dove come è noto si contendono il posto il segretario del PD Enrico Letta, il candidato del centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi e il segretario del PCI Sergio Rizzo. Diamo un'occhiata all'andamento della pandemia in Toscana. Sono 277 nuovi casi in più rispetto a ieri positivi. Nella nostra regione l'età media è di 79 anni circa. Il tasso dei positivi scende all'1,24%. Oggi si registra un nuovo decesso, un uomo di Arezzo di 90 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 263, due in meno rispetto a ieri. 35 di queste sono in terapia intensiva, il numero in questo caso è stabile rispetto a ieri. Andiamo a Prato adesso per parlare di pubblica assistenza. Aumentano i servizi, vediamo. Cresce il numero dei servizi offerti a causa del Covid, ma non solo. E così la pubblica assistenza all'avvenire ha bisogno di nuove forze. Per questo l'associazione di Via San Jacopo, che conta 10.000 soci, circa 1.200 volontari e 15 sezioni, ha lanciato la campagna Tu puoi farlo, per avvicinare e conquistare nuove persone che abbiano desiderio di dare una mano, anche solo per un'ora al giorno. Nel 2020 sono stati effettuati oltre 46.000 servizi tra pronto intervento, sociali e di protezione civile, quasi 10.000 in più rispetto all'anno precedente, ma in particolare quelli di urgenza hanno registrato nei primi sei mesi del 2021 un incremento di oltre il 20%, in larga parte dovuto al Covid. Numeri questi che dimostrano la forte necessità di volontari impegnati quotidianamente. È un appetito sano questo, quello della fame dei volontari, perché dunque innanzitutto i volontari non rendono soltanto un servizio alla pubblica assistenza, è tramite i volontari che la pubblica assistenza rende un servizio alla cittadinanza. Non c'è un limite di età, tutti possono dare il proprio contributo, basta affacciarsi alla sede centrale di via San Jacopo e mettersi a disposizione. Di avvicinarsi all'associazione, se non lo si può fare, non ci si sente come volontari, anche come soci, in modo tale da rendere visibile l'azione che l'associazione svolge sul territorio e quanto è importante sia per il territorio che per chi si impegna in prima persona vivere il mondo del volontariato. A Bagno Ripoli adesso, dove sono stati premiati i sanitari dell'ospedale Santissima Annunziata. In piazza Peruzzi ad Antella una serata speciale per ringraziare e premiare il personale sanitario dell'ospedale Santa Maria Annunziata a Bagno Ripoli, centro di riferimento per le cure Covid e per la salute dei cittadini di tutta l'area fiorentina. L'emergenza sta un po' rientrando e il numero dei ricoveri sta scendendo ogni giorno. Il gruppo dell'ospedale ha lavorato in modo professionale, competente, con grande senso di abnegazione e responsabilità in tutto questo anno e mezzo. Io penso che i fatti parlano da sé. Purtroppo noi vediamo tutti i giorni persone che sono malati di Covid e che stanno male sul serio. E quando poi uno se ne rende conto è troppo tardi, perché purtroppo le medicine a disposizione sono veramente poche, per cui l'unica arma è veramente il vaccino, come per molte malattie. La premiazione è stata preceduta da una cena di beneficenza il cui ricavato, oltre 1.600 euro, è stato interamente devoluto al piccolo Francesco, bimbo di 4 anni di Antella, affetto da una rara malattia genetica. Non vogliamo lasciare indietro assolutamente nessuno, tantomeno una famiglia che in questo momento ha bisogno del sostegno di tutti noi cittadini di Bagno Ripoli, e la risposta di stasera è stata sicuramente straordinaria. Quindi grazie all'ospedale, ma grazie anche a tutta la comunità di Bagno Ripoli. Oggi e domani in piazza Santa Croce a Firenze si svolge la 22esima edizione della Fiera Internazionale della Ceramica. Protagonisti sono il design ricercato, gli oggetti più tradizionali declinati secondo le tipologie di arredamento, scultura, gioielli, anche dimostrazioni di tornio, stand enogastronomici biologici e anche itinerari per conoscere la ceramica contemporanea. Sono oltre 80 gli artisti proprio della ceramica contemporanea provenienti da tutta Europa. A Pistoia adesso, per una mostra fotografica, protagonista l'altare argenteo di San Jacopo.
Dopo il successo ottenuto a Santiago di Compostela, dove ha raccolto oltre 15.000 visite in meno di 2 mesi, la mostra a Pistoia, Piccola Compostela, l'altare argenteo di San Jacopo a Pistoia arriva in Italia. Fino al 31 gennaio 2022 l'esposizione degli scatti di Niccolò Begliomini, riprodotti in grandi dimensioni, sarà visitabile nella chiesa di San Leone a Pistoia per poi diventare itinerante. L'evento è inserito nel calendario di iniziativa culturali Pistoia Jacobeo 2021-2022. Sindaco, una mostra che valorizza Pistoia, un altare d'argento, c'è da dire che nessuno aveva mai visto così come è rappresentato in queste foto. Esatto, noi abbiamo teso a valorizzarlo, è il cardine del processo che stiamo portando avanti di riscoperta dei cammini, di riscoperta del culto di San Jacopo e del gemellaggio dell'amicizia con Compostela. Siamo l'unica città in Europa che possiede una parte della reliquia e questo è un tassello importante, questa mostra che è stata a Compostela e per cui ringrazio anche la Giorgio Sesi editrice, Niccolò Begliomini che è il fotografo, l'artista che ha permesso di valorizzare la nostra città in un luogo principe dei cammini. Sì, era l'intento del progetto Avvicinatevi alla Bellezza, era creare delle immagini che creassero una connessione diretta fra chi aveva realizzato l'opera, quindi gli artisti, e Dio. Personalmente l'ho inaugurata presso la chiesa dell'Università di Santiago l'8 luglio 2021 e in 2 mesi ha avuto ben 15.000 visitatori, un grande successo. Una mostra bellissima che ci fa ritornare indietro nel tempo, nella storia della nostra città, di quella dell'Apostolo Giacomo il Maggiore. Mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.